Vedremo stasera Camila Semino, Favro nel cast del film TV, Com'è umano lei, incentrato sulla vita di Paolo Villaggio su Rai 1. Oggi l'artista sarà tra gli ospiti della Volta Buona in onda a partire dalle 14 su Rai 1 in onda a partire dalle 14. Napoletana, classe 1986, ha vissuto a Genova dove ha frequentato il liceo classico per poi trasferirsi a Milano dove ha studiato recitazione al Piccolo Teatro con Luca Ronconi. Il debutto a teatro nel 2008 l'ha portata in giro per l'Italia rappresentando opere classiche, Goldoni, Shakespeare, lavorando con Gabriele Lavia ed Elio De Capitani tra i tanti. L'anno successivo arriva sul piccolo schermo dove la vediamo nella fiction fuori classe con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè, seguita da Benvenuti a tavola e RIS Roma 3. Collabora anche con Samuele Bersani, divenendo la protagonista del video di Anek Sanax con Alessandro Sperduti, 2013. Nel 2012 debuttava al cinema con Diaz Don't Clean Up This Blood di Daniele Vicari, per poi lavorare con Nanni Moretti per Mia Madre. Nel 2015 entra a far parte del cast di Non Uccidere in onda su Rai 3, serie TV molto apprezzata dalla critica. Fa parte del cast della serie TV 1993, ricoprendo il ruolo di Eva. Nel 2022, accanto ai successi a teatro, è sul set di Vostro Onore dove interpreta l'avvocatessa Ludovica Renda accanto a Stefano Accorsi e partecipa, nel ruolo di Marta, a Sopravvissuti, una serie frutto di una coproduzione internazionale nata dalla collaborazione dei principali operatori televisivi europei tra cui Rai Fiction, ZDF, France Televisions, Rodeo Drive. Nel 2023, nei panni di Rebecca Baldini, è nel cast di A casa tutti bene la serie con la regia di Gabriele Muccino. Riservatissima sulla sfera privata, l'attrice ha avuto un flirt con Michele Zarrillo tra il 2008 ed il 2009, cantante per il quale ha recitato in alcuni video musicali.